Innanzitutto amo la montagna, amo la neve, e sono 20 anni che stavo cercando una baita, ne avevo trovate 4, 5, 6, ma nessuna che assemblava tutti i desideri che avevo. E in questa baita, o baita fantasma, perché così era chiamata una volta la baita ghost, era bruciata ed era proprio ciò che cercavo. Essendo una persona abbastanza impegnata, non trovo mai tempo, da quando c'è la baita abitabile, io ogni fine settimana ci vado. Prima io sabato e domenica stavo in cantina a lavorare, e adesso non riesco ad aspettare il momento di spegnere tutto e andare in baita. Dormo meglio, a casa devo andare a letto alle 10 di sera, mi alzo alle 5, in baita prima delle 2 non ho sonno, e mi sveglio comunque alle 5 e sono in forma. L'aria, l'ossigeno, l'altitudine, il contatto con la natura, la solitudine, è tutto straordinario. Il legno, perché comunque è una cosa che ha a fare con la natura, io lavoro con la natura in maniera biologica, biodinamica, anche classica, e ho sempre amato il legno per il suo profumo, per la sua maleabilità, ed era sempre un sogno mio avere una baita in alta montagna fatta da tronchi. Poi la programmazione o la progettazione, poi è stata una fortuna conoscere il signor Asom, che mi ha sorpreso perché risolveva problemi in anticipo. Questa è una cosa che io adoro nella vita e mi sono divertito, e credo che anche Gaetano si sia divertito, perché ho visto che si è impegnato in maniera incredibile.